Bentornati ragazzi, senza perderci in troppe chiacchiere, come dico oramai in tutti gli episodi di questa guida, andiamo, oggi ci toccano le ultime prove a tempo del maniero di Amelia e ci tocca anche il sentiero, il corridoio spettrale, il sentiero spettrale, quello che cazzo è ma che sinceramente fa incazzare, uno dei livelli più bastardi di Operazione Papero, almeno nella versione PlayStation 1, vai, andiamo. Qui c'è 2 minuti e 20 per completarlo. Non so se è un tempo relativamente breve o lungo, ma secondo me è un po' breve. Andiamo, dai. Forza, su, scopa, scopetta, dai. Che nella versione per PC 64, Nintendo 64, invece le scopette, cioè le scope, così, da strega sono ancora una volta mani di scheletro gigante. Sì, mi sa che nella versione PS1 non avevano abbastanza risorse all'epoca per fare con le mani di scheletro gigante, per cui hanno rimediato con cose più piccole, più facili, con sprite più facili da animare. Cazzo, quel vecchietto è apparso all'improvviso, minchia. Andiamo perché qui si stanno chiudendo le bare, dai, come al solito. Mai una fortuna qui per gli ostacoli, vai. Sempre in mezzo alle palle, Cristo. Vai. Checker, su, andiamo. Oh merda, ecco, vai. Saltino piccolo, vai. No! Maledetto te, Paperino, Cristo. Ecco, per fortuna però il cronometro non scorre mentre Paperino sta... si sta riprendendo dal checkpoint. Questo, guardate, mi fa piacere, perché sennò veramente era una cosa troppo bastarda. Vai. Meno male, c'avevo la scopa che veniva qui verso di me. Cacchio, vai. Cazzo, davvero. Qui sennò rischiamo di morire un'altra volta. E poi morire più volte nello stesso checkpoint nelle prove a tempo. Ai ai ai, è un grande nonno. Vai. Cazzo, dai, qui sennò mi soffia. Vaffanculo. C'è cosa che soffia verso il basso. Bellissimo, guarda, spettacolo. Andiamo avanti. Di qua. Oh, checker, vai. No, mi tocca aspettare sto tizio, madò. Vai, corriamo avanti che non ci sa il tempo. Dai, 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 dai. Oh no, c'è il punto sulle mine, cazzo. Madò, bisogna stare attenti. No! Dai, qui in alto, su. Vai, perfetto! Solo 14 secondi di scarto, ma ce l'abbiamo fatta. La prova a tempo di... il corridoio dei brividi di qua è stata completata. Meno male, vai, meno male. Almeno una cosa in questo episodio l'abbiamo fatta. Ora non garantisco per la riuscita di questa merda di livello qua, il sentiero spettrale, 3 minuti e 15, mamma mia. Mi sembra anche un po' poco, vista la bastardaggine del livello e anche la lunghezza. Ma un tentativo, sapete cosa? Lo facciamo. Un tentativo lo facciamo. Punto, basta, fine. Allora, dai. Non garantisco affatto che... anzi, non la garantisco... la riuscita la garantisco al 15%, ma andiamo, vai. Madò. Cazzo, già è stato difficilissimo completarlo normalmente. Figuriamoci un po' ora, ho la prova a tempo, in cui bisogna morire poche volte. Oddio, va da dire però che nell'episodio di Let's Play in cui l'ho fatto normalmente, non sono morto poi tantissime volte, eh? Nel farlo così, normalmente, vai. Vai. Coraggio, su. No, 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 no. Fermo, prendi il milkshake, vai. E fatti una bella corsa tutta ad un fiato adesso. Certo, non si garantisce contro le mine, ma almeno si può, ecco, stordire con garanzia tutti i rompicoglioni sul... No! Madonna, con queste scope c'hanno un problema di hitbox, mamma mia. Finisce sotto di esse invece che sopra quando ti deve saltare. E poi puntualmente il cretino cade di sotto. Vai.
Grande. Oh, eccoci, siamo già al primo punto bastardo, mamma mia. Quello della mina che devi evitarla con un doppio salto, vai. E niente, oh, ma perché? Mi era riuscito normalmente. Vabbè. Classica legge di queste cose, mamma mia. Normalmente ce la fai, poi quando avresti veramente bisogno delle cose, mai, eh. Ma dico, vai. Allora, forza, ecco, adesso bisogna... Un bel doppio salto così, ecco fatto, vai, ora. Siamo attenti qui, vai. Ecco, un'altra qua così, però ora questa va saltata perché c'è il buco di sotto, vai. Allora, qui ora non ci sono giocattoli dei nipotini da prendere, per cui ecco, quando una scopa passa, va, andiamo subito, veloci. Dai, cazzo, perfetto, su. Madonna, dai che il vecchietto è... Vai, perfetto. Aspetta. Vai, così, un bonus velocità, su. Vai, grande, gli ho passato di sotto. Sono passato di sotto. Vai, perfetto. Iper Paperino mi ha tradito, mannaggia la... La maremma. Ecco, per questo punto che poi muoio sempre, Cristo, vai. No, non questo punto, uno successivo. Aspetta, allora fammi prendere un milkshake, che mi ricordo ci sta un milkshake su... No, non ci sta, va bene, ok. Ecco, appunto. Dai, ce l'ho fatta, non ci posso credere, a questo punto morivo sempre. Madonna, vai. Cazzo, vai. Guarda, qui bisogna saltare sul pipistrello maledetto. Ecco, questo sconfiggerlo a pugni non funziona, stranamente. Dai, su, perfetto. Un milkshake, cazzo, io mi ricordo, ci sta un milkshake, ecco qui. No! Perché? Che figlio di puttana però, madonna te, guarda. E l'ha dovuto fare apposta alla fine, guarda. Dai! Ecco! Mio tipico, va tutto bene fino all'ultimo secondo, poi gli ultimi secondi, oh! Si sminchia tutto, come al solito, ma porca di una puttana però! Ma può andare bene una volta, Cristo! Deve sempre finire tutto così all'ultimo però, e il tempo non basta mica adesso, ciao! Ecco, vabbè. E ragazzi, è fallita, ma io... Termino qui l'episodio, ci rivediamo quando avrò completato la prova a tempo. Ciao!